Ehi tu, sì, dico a te, per caso vuoi rimanere aggiornato su notizie, classifiche, risultati e tu zia qua pelata? Bene, allora scarica OneFootball, trovi il link in descrizione. Inoltre, se sei interessato anche ad acquistare maglie da calcio, magari della tua squadra del cuore, oppure completini, tute o anche più semplicemente i capelli per la zia, in descrizione trovi divise calcio top, tutto a prezzi bassissimi e con hashtag Marconi avrai un'altra maglia gratis. Hands up for your colors. Bella ragazzi e bentornati in questo importantissimo episodio di carriera, il numero 43 per l'esattezza, l'episodio che ci regalerà o meno lo scudetto. Infatti, come vedete, sono tutto apparecchiato alle mie spalle, ma c'è il nostro cameraman, ovvero mio cugino, sempre lui, incredibile, pazzesco, emozionante. Ecco, in realtà non ci siamo riusciti perché abbiamo avuto dei problemi, quindi c'era comunque un'inquadratura sola, ma supportate al massimo il video perché ve lo assicuro, merita, quindi vedetevelo tutto e divertitevi perché so brividi forti. Io ho una maglietta molto bella, tra l'altro storica della Roma, ma dietro, come vedete, siamo molto apparecchiati sperando che possa portare bene nel migliore dei modi, perché giocheremo quattro partite in questo episodio, ve le faccio subito vedere. Che saranno contro l'Udinese allo Stadio Olimpico, poi il Napoli in trasferta, poi il derby del 12 maggio che potrebbe già regalarci lo scudetto, perché vediamo cosa succederà ovviamente sul campo della Juventus, e infine l'Inter a Milano per chiudere il nostro campionato. Allora, c'è una cosa da dire molto importante, che noi dobbiamo vincerle tutte. Poi è chiaro, la Juve può anche non vincere, cioè se la Juve le vince tutte, ma comunque noi vinciamo, essendo, come vedete dalla classifica, a più uno sulla Juventus, ci basterà appunto continuare a vincere e vinceremo matematicamente. Sto facendo una cosa difficilissima da montare, tra l'altro. Detto questo, signori, oggi non ci saranno le telefonate, le consuete tre telefonate che sto facendo nell'ultimo periodo a inizio episodio, per il semplice fatto che dobbiamo andare spediti. Sono quattro partite, è un momento delicato, sono concentrato e non possiamo distrarci in nessun modo. Ci saranno sicuramente nel caso della finale di Coppa Italia, che vedrete forse proprio domani, se questo episodio verrà supportato al massimo, contro l'Inter. Cosa molto importante, scaricate OneFootball, trovate il link in descrizione, trovate divise calcio top per maglie a prezzi scontatissimi. Seguitemi su Instagram, seguitemi su 21 Buttons e guardate per video. È il 1º maggio 2019, è lo Stadio Olimpico, è la 35esima giornata, è Roma-Udinese, alla fine ne mancano 4, la Roma ha il destino nelle proprie mani ma non può assolutamente sbagliare. Sella, Kishna, chiude De Rossi, la palla è ancora buona, arriva il cross e l'Udinese in vantaggio. Dopo 3 minuti l'Udinese passa in vantaggio allo Stadio Olimpico con lo stacco in anticipo su Fazio da parte di Baic, che porta avanti i friulani. Sul cross di Kishna è uscito male Fazio, nulla da fare per Alisson. E allora Alisson che allarga proprio da Florenzi, centrale c'è De Rossi, la palla è in zona Mertens, c'è Maresca andato senza palla, occhio che la vuole ricevere, ottimo lancio di Mertens, ottimo controllo a seguire da parte dell'Algerino, al centro Schick, sta arrivando pure Sharawi, la palla è per il secondo che arriva in corsa e fa 1-1. La Roma è ancora viva al 27esimo, tutto in parità. Oh. Che cazzo! Stacca Florenzi, la palla poi buona per Mertens che la mette giù e può spingere il contropiede. La Roma che in questa stagione ha dimostrato, soprattutto contro la Juventus, di poter ribaltare in pochissimi minuti, ma anche contro il Bologna nell'ultima giornata. Altra palla verso Mares. Roma subito in attacco nuovamente. Il cross che arriva, ancora il Sharawi! Sul fondo questa volta, alla mezz'ora, è cambiata la partita. Si ricomincia al terzo lato gol di Fazio al 27esimo, il pareggio della Roma con il Sharawi, un cambio entrato con la maglia numero 9, Michy Batshuayi, come a Bologna esce Mertens questa volta, non Schick. Sbaglia però, allora Batshuayi dalla destra, cerca spazio per andare, si inventa una giocata, si inventa pure il cross, messo fuori, occhio che c'è Keita, zona tiro, sinistro! Dinaby! Roma 2, Udinese 1 al 53esimo. Ribalta la Roma. Bene così. E adesso teniamo. Berami. Badu. De Rossi. Recupera un gran pallone a centrocampo. Occhio al capitano che vuole andare. Poi saggiamente aspetta. Tocca per Schick. C'è anche Batshuayi in zona. Schick lo serve dentro l'area. Batshuayi. Piano piano. 3-1 al 30. Sì, ciao Core. Al 73esimo. Per la Roma. Un altro gol pesante di Batshuayi. Perché la Roma adesso mette la freccia. Va più due sull'Udinese. Viene questa volta murato. Badu poi prova a partire su Maresche, però ha un altro passo, infatti gli sta dietro. Batshuayi va via su Angella. Attenzione amici. Gli torna Angella, ma Batshuayi lo risalta, mette il cross, secondo palo. Patrick! Schick! Poker della Roma. È grande calcio all'Olimpico adesso. A 7 dal 90esimo. La Roma chiude il discorso.
si attende solo il fischio finale. La Roma sta vincendo la sua terza di fila, e così è. Dopo le 14 di fila, il pareggio con la Fiorentina, Genoa, Bologna e Udinese. Adesso ci servono altre 3 vittorie, mentre Marconi va a stringere la mano all'allenatore dell'Udinese. Altre 3 vittorie per la matematica. Abbiamo fatto 3 giornate, siamo a più uno sulla Juventus e vediamo cosa ha fatto. Attenzione, attenzione e riattenzione. La Juventus ha perso, no, forse ha pareggiato, è a meno 3. 2-2 contro la Lazio. Secondo pareggio di fila per la Juve, che si era già fermata a Napoli sempre per 2-2 dopo la nostra vittoria a Bologna. E quindi adesso attenzione, perché per carità, noi abbiamo delle partite che possiamo anche non vincere, perché sono comunque complicate, ma anche la Juventus le ha queste partite. E se si ferma addirittura con la Lazio, mi gratto, perché sennò poi mi fermo pure con la Lazio. Però insomma, capito il discorso. Noi andiamo a Napoli, facciamo il nostro e speriamo che segni Mertens, che ha già segnato in Coppa Italia a Napoli gol dell'ex, in modo che possa vincere questa classifica marcatori. Keita vuole partire in quinta, la Roma come al solito, il tocco centrale per inserimento di Under, Albiol, poi Schick dentro ancora, pezzo Mertens, che quando vede il Napoli non può non segnare, segna ed esulta molto di più che nella sfida di Coppa Italia dove aveva fatto semplicemente il pugnetto. Questo è un gol decisamente più pesante, perché porta in vantaggio la Roma dopo 3 minuti. Amsic, dentro per Duvan Zapata, poi ancora Amsic, Alisson c'è, ci mette la mano e calcio d'angolo. Parte Insigne, angolo battuto male, infatti Mertens ringrazia, lascia Keita e allora la Roma può ripartire in contropiede con la corsa del numero 13, sempre Nabi Keita che va in percussione, si è fatto praticamente tutto il campo, c'è Mertens, arriva anche da dietro Under, la palla è per il secondo, Under di tacco per Pellegrini, calcia in porta! Pellegrini, che contropiede della Roma, perfetto! Col destro da lontano di Pellegrini, col tacco di Under, col cost to cost di Keita, questa squadra merita lo scudetto, 2-0. Ed è anche l'ultimo atto di un gran primo tempo della Roma al San Paolo, forse uno dei migliori stagione. Solo un'occasione concessa a Napoli e 2-0 con i gol meravigliosi di Mertens e Pellegrini. Ora è andato un ass a destra, Amsic lo fa viaggiare, occhio che Vallejo deve stare attento su un ass, attento in un primo momento, non in un secondo, perché arriva il cross, Zapata si gira, poi lascia Diawara, doppia deviazione, poi arriva il gol del Napoli che fa esplodere il San Paolo. Insigne accorcia le distanze al 57esimo. La porta il turco, c'è Cic dalla parte opposta, Under va da solo e va da solo benissimo, secondo me viene anche placcato, resiste Under ancora e poi Albiol con le cattive. Secondo me però inizialmente un placcaggio su Under era anche abbastanza solare. Riparte invece il Napoli con Duvan Zapata dalla parte opposta, c'è un asse sul secondo palo, il cross però è pessimo da parte dell'ex attaccante della Sampdoria, che qui ci mostra tutto il suo repertorio calcistico. È capito, cioè, ragazzi. Pellegrini verso Mertens, poi Schick dentro ancora verso Mertens, mette il turbo, uno contro uno di Mertens, Mertens, Roma 3 Napoli 1. E allora più 2, doppietta di Mertens, diventano 19 in campionato. E adesso è solissimo in testa alla classifica marcatori. 74esimo, con le mani in barreca. Perotti, attenzione a Under dalla parte opposta. Grande palla di Perotti. Al volo, Sepe! A dire di no. E che destro che ha Under. Allan, salta Pellegrini. Palla in verticale per Pavoletti, inserimento di Amsic. 3-2. Grande inserimento di Amsic, e questo è il suo repertorio, insomma. Adesso, a parte gli scherzi, lo fa da sempre in carriera. Qui la Roma si fa cogliere impreparata, il Napoli rientra nuovamente in partita. Parte il cross, Florenzi. Attenzione che il Napoli ha senza, non ha il portiere perché Sepe è salito e Sharawi ne può approfittare. Torna da Under, ma il tempo è finito. Il tempo è finito. La Roma fa 2-2 nelle prime due dell'episodio. Adesso attenzione alle altre due, che saranno il derby importantissimo. E potrebbe già essere matematico per lo scudetto. Allora, io inizio episodio ho fatto una previsione, che più che previsione era un'eventualità, che adesso potrebbe confermarsi. La Juventus ha giocato e non ha vinto, ha pareggiato contro il Milan. Se la Roma vince il derby è campione d'Italia con un turno d'anticipo.
questa non è una domenica come le altre. Chi tifa Roma è consapevole che di domeniche così non se ne vedono molte, ma questo non indebolisce la voglia di viverle, anzi, la rafforza. Chi ha seguito questa carriera oltre che le altre, naturalmente è consapevole che nulla è scontato. Spesso si parte in salita, ma non succede mai di mollare. E allora questa non è una domenica come le altre, perché quel giorno è arrivato. Eh sì, oggi, 12 maggio 2019, è il giorno in cui la capitale ci regalerà emozioni da scudetto, comunque vada, perché vincere ha il suo gusto, ma vincere distruggendo i rivali storici, i rivali cittadini, è l'estasi totale. Mettetevi comodi con i vostri padri, amici o chiunque abbiate vicino e godetevi quella che da sempre è molto di più di una partita di FIFA. Buon pomeriggio a tutti dallo Stadio Olimpico di Roma, Roma-Lazio, il giorno, la partita, la gara, la sfida che può regalarci lo scudetto. Abbiamo vissuto emozioni indescrivibili con il Leicester, centrammo lo scudetto un anno fa vincendo una partita clamorosa a Londra contro il Chelsea, prima della quale non eravamo neanche primi, ed era difficile sperare o immaginare comunque di vivere emozioni al di sopra, emozioni più sorprendenti. Ebbene, oggi abbiamo questa possibilità, oggi possiamo vincere facendo perdere loro, possiamo restituire un favore di qualche anno fa, come ci rifacciano sempre, ovvero alzargli la coppa in faccia. È la 37esima giornata, abbiamo visto la formazione della Roma, una formazione che potrebbe diventare storica. C'è Zile tra i pali, la grande novità di questa sfida, non c'è Alisson che oggi riposa. All'andata finì 1-1 il derby, la Roma segnò Perotti dopo il bel gol di Immobile all'inizio. Sentiamo lo stadio, sentiamo i tifosi, perché le emozioni di oggi resteranno comunque vada nella storia. Sul pallone c'è Mertens, si attende soltanto il fischio. Florenzi, come vedete in basso, è concentratissimo. Mares dal 5 ai compagni. L'attesa è finita, è cominciato il derby, ma è molto di più di un derby. Primo possesso giallorosso, con Florenzi centrale dei rossi, che la può alzare alla sua, al suo ultimo derby, sotto la sua curva sud, nella sua penultima partita e ultima casalinga. Dentro subito per Mertens, poi c'è il movimento di Perotti, in area di rigore, stracoscia! Nega il gol a Perotti, ma arriva Schick a rimorchio. La Roma lotterà su ogni pallone oggi. Dribbling di Schick, palla ancora per Perotti. L'Estien in calcio d'angolo. Questione di centimetri, come dice il nostro Al Pacino. Perotti dalla bandierina, ecco il destro a cercare una deviazione, col pallone che si impenna sul secondo palo a cercarne un'altra. Poi la in gol, la mette giù e calcia sul fondo. Più nulla. Roma sotto la sud vuole sbloccare questo derby. Tempismo giusto di Mares nel servirlo, quindi il tocco centrale per De Rossi. La difesa del pallone da parte del 16, scarica su una gola che poi va a sinistra da Kurzawa. Si è mosso Perotti, visto e servito. Si muove anche Kurzawa, il cross che arriva, secondo palo, Mertens, che è alto un metro o poco più, l'ha presa di testa, per far capire che oggi le energie saranno moltissime in più rispetto al solito. Adesso la Roma si scopre, adesso la Lazio attacca, adesso c'è Milinkovic che calcia sul fondo con Ziller che si era mosso e aveva intuito comunque la traiettoria del pallone, che comunque termina largo. Ma Lazio testimonia che c'è una squadra che la festa la vuole rovinare, una squadra che non è d'accordo, ovviamente, con i piani che hanno Marconi e compagni. De Rossi, dentro per Schick, vuole girarsi, Schick ancora? Poi fuori da Nainggolan, la Lazio tutta chiusa, Mertens. De Rossi che è entrato dal fuorigioco, cerca spazio ma viene chiuso. Poi Carlos Vela con Kurzawa, non lo fa passare, splendido ritorno di Kurzawa. Insiste il 33, Perotti dalla parte opposta, alza un campanile Kurzawa, Perotti arriva a toccare De Rossi! E stracoscia dice no al capitano che come Totti in quel Roma-Parma voleva sbloccare la sfida a scudetto. A cercare Mares che è ancora... non al 100%, grande palla però, i piedi ci sono, Kurzawa da Schick, dentro per Mertens, secondo palo verso Perotti, stracoscia la tiene fuori, Perotti non è riuscito a calciare, incredibile. Poi De Rossi, non è finita, De Rossi prova il sombrero, gli riesce il primo, poi stava perdendo il pallone ma insiste ancora il capitano, sempre Daniele fuori da Nainggolan. Occhio a De Rossi che va interno, scavetto a cercare Mertens, poi ancora palla verso De Rossi che mette il cross, l'Estien, si gioca una porta sola, ma per il momento... tutti a bere qualcosa di fresco, perché è il 12 maggio e fa molto caldo. Roma 0 e Lazio 0.
Marconi capisce che serve qualcosa di più, allora entra Bashuai, ma non esce né Mertens né Schick. Tre punte in campo con Trissa che sarà molto più largo nel 4 di centrocampo, sarà largo a destra. Siamo avanti De Rossi. Bashuai aspetta De Rossi, cerca di infilare, attenzione, la rigore, De Rossi, palo esterno, palo esterno, Nainggolan. Ancora De Rossi, chiamato in causa molto dai compagni oggi. Bashuai ancora ad offrire a De Rossi, che calcia sul fondo. Roma adesso che ha sempre meno tempo, sempre più tensione, parte Nainggolan, deviazione di Manolas, poi si salva la Lazio. Palla verso Bashuai che la prende, Under, chi c'è a rimorchio? C'è Fazio, insiste la Roma che è sempre lì, Fazio dentro a cercare Mertens, c'è anche Under, visto, è servito, Under in aria, dietro Bashuai, Bashuai, sempre lui, proprio lui, anche nel giorno più importante, nel derby, Roma 1, Lazio 0, anzi, Lazio niente, al 68esimo della 37esima giornata del 12 maggio del derby di Roma, il numero 9, Michy Batshuayi, il Batistuta della Roma di Marconi, porta avanti la Roma. Ecco la risultanza del mister. E anche il decimo centro, e quel 10 non può che riportare la memoria a Francesco Totti. Sembra tutto scritto, non ha segnato De Rossi, ma ha segnato comunque un altro uomo molto decisivo. E adesso teniamo a tutti i costi per la Roma, che adesso è veramente molto offensiva, perché è il 4-2-1-3. Dobbiamo essere un po' più equilibrati in mezzo al campo. Palla per De Rossi, da questi a Mertens, con Perotti largo a sinistra, Mertens voleva farlo correre, tocco per Bashuai, occhio amici, ha visto Under che è in posizione regolare, grandissima palla, Under al volo, ha spaccato la traversa, palla sul fondo, veniva giù lo stadio. Poi Mertens, De Rossi, Nainggolan, Roma che esce ancora con un grande palleggio. Palla dentro per Mertens, c'è sempre un der largo. Mertens è andato, Mertens fino in fondo. Mertens calcia! Mertens calcia! Roma 2, Lazio niente! Dries Mertens! Venitemi a dire oggi che non è decisivo. Venitemi a dire sotto questo video che è stato un acquisto sbagliato. Da casa sua, Roma 2, Lazio 0. Manca solo Daniele. 2-0 Roma! 2-0 Roma, 11 minuti al 90esimo, Immobile, Luis Alberto, salta Florenzi, poi infila un gran pallone, Lestien, Ziller, nemmeno così, era Under, è rimasto avanti pure De Rossi, che adesso serve Nainggolan, c'è ancora l'inserimento di Daniele, visto, Bashuai dentro, De Rossi, stracoscia. Stracoscia, non riesce a far segnare De Rossi la Roma. Ci hanno provato tutti i 10 compagni. Pure Ziller ha provato a far segnare De Rossi. Pure il raccattapalle ha provato a far segnare De Rossi, che ne ha fatti di gol belli e pesanti in questa sua, questo ultimo biennio della sua carriera. E adesso forse l'ultimo pallone della sua carriera. Finisce qui! Finisce qui! Finisce qui! Eccola la Sud! La Roma vince il derby ed è matematicamente campione d'Italia con un turno d'anticipo. Pazzesco! Pazzesco davvero! Me la potevo aspettare in tutti i modi, ma non così. Non con questa goduria. Perché veramente, pensiamoci ragazzi, abbiamo fatto delle imprese incredibili. Abbiamo vinto la Champions a rigori con l'Arsenal. Abbiamo vinto la Coppa Italia supplementare con la doppietta di Dzeko. Parliamo di campionato. Con la Roma abbiamo fatto delle cose incredibili anche su FIFA 16. Ma parliamo di questo, di questo campionato qui. La premiazione è qui. La premiazione è questa. La premiazione vuole che De Rossi alzi la Coppa. E allora è un momento molto delicato. È un momento molto delicato, signori. È un momento in cui le parole lasciano il tempo che trovano, perché ne abbiamo usate tante, io personalmente tantissime, perché ho commentato la partita, una delle partite più emozionanti della carriera. Alza dal cielo, capitano! Oggi, nel giorno più importante, la Roma porta a casa il tricolore, che torna sul nostro petto. E quella fascia passerà dalla prossima stagione da te, caro Daniele, a Bello De Nonna, a Dale Florenzi. Le emozioni che viviamo con quella che può essere definita e che poi realmente è una serie su FIFA, un videogioco. Io non so se sia perché sono bravo a intrattenere io, non so se sia
perché ve la faccio vedere in un modo, perché il caso, il fatto vuole che poi si viva in un modo certi aspetti. Non so perché, se siete voi addirittura che siete completamente pazzi e riuscite a vedere oltre, ma io penso che un mix di tutto ciò renda questa carriera la più bella, almeno una delle più belle. Non vi nego che avesse segnato De Rossi mi sarei masturbato, ma non si può fare, perché comunque bisogna mantenere un certo, cioè, un'immagine da mantenere da parte mia. Adesso però vi saluto perché sono sincero con voi, questa sciarpa è di lana e ho caldo, questa maglietta è dell'80 qualcosa e ho caldo, e quindi ho caldo. Grazie a tutti per aver seguito questo video. Presidente, io sto morendo. Venga qui, presidente, venga qui. Posso staccare? Stacchi tutto. Stacco tutto. Con enfasi non indifferente, presidente, c'è poco da prolungarci, perché poi andremo a interrompere tutto quanto. Io l'ho fatta vestire così, e allora dico una cosa, per chiudere tutto, non è importante like, quelli penso siano dovuti a questo video. Assolutamente. Non è importante iscrivere, non è importante nulla. Non è importante un cazzo. Forza Roma, never give up. Bella, bella raga.